Siamo al quarto giorno della nostra novena. La riflessione di questa giornata su un titolo mariano. Maria è la stella della nostra speranza. Maria è la stella che ci guida verso il porto sicuro. Questo è un titolo antichissimo attribuito a Maria che viene da un inno mariano che risale al VIII-IX secolo, quindi un inno antichissimo. La gente dall'inizio della Chiesa e fino ai nostri giorni guardava Maria come la stella che guida verso il porto sicuro. Che cos'è la speranza? In questo tempo dell'Avvento, in questi giorni della novena, è un tema che ci ritorna spesso, la speranza. E la speranza è una virtù importantissima per noi cristiani. La speranza è proprio quel desiderio del regno di Dio. Il cristiano che esprime il suo desiderio per le cose del cielo, per le cose che riguardano l'insegnamento di Gesù. La speranza, quella che ci insegna Maria, che è quella di rimanere fermi, perché quella speranza che nasce proprio dalla nostra fede, siamo certi, anche dopo la morte ci sarà la risurrezione. Proprio quella certezza è del cristiano, questa certezza, questa speranza che noi la vediamo proprio in Maria. Papa Benedetto XVI, nella sua enciclica, Spe Salvi, che dedica proprio un capitoletto su questo titolo. Se volete, prendete questa enciclica e leggete la parte finale, fa una riflessione bellissima, e su Maria e speranza della nostra vita. Maria è stella della speranza. E Papa Benedetto dice che la vita del cristiano è un cammino verso una meta importantissima. Ma verso quale meta? Verso dove? E come un cammino, diciamo, come i pescatori che fanno il loro viaggio sul mare, che sapete il mare è una cosa bellissima, però una realtà anche pericolosa. Non sappiamo quando arriveranno quelle onde pericolose, quando arriverà quel momento della morte spaventosa. Quindi bisogna stare attenti. Allora i pescatori, quelli che viaggiano sul mare, che fanno riferimento a una stella che li guida. Per noi cristiani, nella nostra vita, verso la meta del paradiso, no? Che è la gioia, quello di raggiungere Gesù, come ha fatto Maria, la stella che ci guida è Maria. La stella per l'eccellenza è Gesù, perché la luce che ci illumina, la luce che ci guida, Lui stesso ha affermato, Lui è la via, verità e la vita. Però ci serve proprio una stella, una persona che è vicina a noi, alla nostra vita. E questa persona vicina alla nostra vita è Maria, è la nostra mamma, una come noi. Una persona, un essere umano che ha vissuto la sua fede cristiana, che superando tutti gli ostacoli della sua vita, che con la fede proprio rivolta a Dio. Allora, carissimi, guardiamolo come la stella che ci aiuterà ad arrivare al porto della nostra salvezza, ad arrivare a Gesù, ad arrivare al paradiso, ad arrivare a quella felicità, che la felicità per noi cristiani è proprio quella realizzazione del regno di Dio qui sulla terra. Allora, buona preghiera.